L'obiettivo dell'evento di Gradisca è quello di far conoscere, di ricordare due grandi scienziati percettologi che hanno avuto un ruolo importante per la psicologia. Gaetano Caniza è stato il fondatore della Scuola Triestina ed è stato anche un artista, un pittore che è esposto alla Biennale di Venezia, mentre Paolo Bozzi è stato un allievo di Caniza, musicista e compositore. L'evento prevede quattro interventi, ci saranno relatori dell'Università di Trieste e dell'Università di Parma e alla fine, diciamo così, della parte espositiva sarà presentata una mostra e poi ci sarà una guida, una visita guidata alla mostra. C'è un legame forte tra Gradisca, Canizza, Bozzi e Leonardo, in quanto sappiamo che Leonardo è stato invitato a Gradisca per degli studi di fortificazione della città e i due scienziati hanno invece, uno è sepolto nel cimitero di Gradisca e l'altro Canizza, mentre Paolo Bozzi ha vissuto per un periodo abbastanza lungo in questa città. E, oltre a questa comunanza di aver condiviso questo rapporto con Gradisca, c'è la parte geniale di queste figure, che beh, non serve dire niente su Leonardo, invece quello che si può dire su Caniza, ha dedicato la sua vita a scoprire nuovi fenomeni percettivi ed è veramente, come dire, conosciuto da tutti il suo triangolo quasi percettivo, il famoso triangolo di Caniza.